Io non mi sento più così dall'11 settembre, che ero tipo, 11 settembre, cazzo, devo strafarmi! Ma questo gioco mi fa veramente incazzare. Prima che io me ne vada, voglio dirvi che ho scoperto chi è il responsabile di aver creato questa merda. È questo tipo. Se per caso lo conoscete, uccidetelo da parte mia. E adesso addio. Nel 2009 fu rilasciato su svariati sistemi di intrattenimento un gioco che prometteva faville, ma in realtà fu un vero e proprio buco nell'acqua. Si tratta di Rogue Warrior. La storia di questo gioco è ambientata nel 1986. Interpretiamo un certo Marcinko, un Navy SEAL ovviamente, e lui è in Nord Corea, certamente per cercare di fermare dei missili balistici che sono in possesso dei nordcoreani, che vogliono usarli contro la Sud Corea. Una storia che si ripete ormai dal 1956. Ma lasciamo perdere questo aspetto e bisogna vedere da vicino il titolo e vedere come mai è entrato in questa classifica. Allora, graficamente possiamo dire che il gioco non è niente male da un lato, perché abbiamo le ambientazioni che certamente sono abbastanza retro, ovviamente nello stile, ma abbiamo anche addirittura i personaggi, cioè ovviamente gli esseri umani, che non sono proprio realizzati male nel complesso generale, ma ci sono svariati problemi in questo gioco, ci sono tanti di quei bug grafici che vi faranno parecchio storcere il naso. Il gioco infatti rallenta tantissimo, non avete idea. Poi addirittura malformazioni nei modelli poligonali delle ambientazioni o dei nostri personaggi sono fatti veramente male. Ma del resto comunque posso forse perdonarlo questo gioco dal punto di vista grafico. Per la parte audio abbiamo degli effetti sonori che non sono niente male nel complesso, del resto siamo in un gioco abbastanza recente, e abbiamo anche addirittura delle musiche di sottofondo che sono un po' ripetitive, ma possiamo dire che possono andare bene per accompagnare questa atmosfera d'azione. Poi c'è anche un doppiaggio che nel complesso generale non è proprio da buttare. Invece per la giocabilità, Rogue Warrior cos'è? È una sorta di sparatutto in prima persona con livelli tattici. Il nostro scopo è quello di muovere il nostro personaggio, Marcinko, all'interno di queste ambientazioni che si passa da ambienti esterni ad ambienti interni, e ovviamente potrebbe sembrarvi un gioco divertente, ma non lo è, perché tenete presente che l'intelligenza artificiale dei nostri avversari è stupida, inutile. Loro appena sentono uno sparo, non è che si voltano, niente. Rimangono fermi come degli idioti, si fanno uccidere troppo facilmente. Poi anche addirittura i controlli rispondono male. E anche addirittura il gameplay è troppo corto e troppo ripetitivo. Sì, perché ogni volta che uccideremo qualcuno a mani nude, si attiva una sequenza video che ci fa vedere lo stile in cui noi uccideremo il nostro avversario. Certo può essere interessante, ma qual è il suo scopo? Niente. Niente! Poi anche addirittura il multiplayer potrebbe forse essere l'unica cosa che potrebbe risollevare le sorti di questo gioco, ma non vale niente. Niente! Perché è povero di tecnica e tra l'altro non funziona neanche molto bene.
Questo gioco, mio Dio, è stato allora considerato come uno dei giochi più brutti del 2009 e se lo merita ancora questo voto, perché è stato sviluppato male. Tra l'altro, io che sono uno estimatore degli sparatutto fatti con classe, qua, se non notate, hanno copiato molti elementi di Gears of War e Rainbow Six, ma semplicemente, se volete copiare quelle due grandi saghe, perché non vi ispirate per bene invece di farle col culo? Mi spiace averlo detto, ma è così, l'hanno fatto col culo. Quindi, che vi dico? Non ne prendetelo assolutamente. Ci vediamo magari alla prossima rubrica, o forse mai più, o ci vediamo nell'aldilà. Addio! President Reagan sends his regards. Shoddy fucking commie engineering. Brax, did you not? Hey, Patak, do you want? Hey, Patak, do you want?